Ragazzi, e benvenuti a questa nuova versione di Leggo i Vater. Per l'occasione ho fatto una conciatura particolare perché ho detto, dai, giustamente sotto le feste. Questo video viene fuori nella quarta versione dopo il grande successo che grazie ai nostri Vater abbiamo ottenuto ed è molto molto simpatico. Forse non per tutti quelli che lo guarderanno, però ci facciamo due risate come al solito, perché giustamente anche i Vater se le faranno. Anche i Vater hanno diritto a vivere, ragazzi, perché sicuramente sono persone che hanno una vita frustrata e tutte queste balle qui. Vabbè, dai, facciamoci sta risata, dai. Cominciamo. Allora, vediamo un pochettino. Adesso vado al contrario. Leggo il più fresco. Albano Leocci mi scrive: è fuggita, inteso mia moglie, meglio una casa. Mi dispiace deluderti, Albano. Ascoltate l'audio. Ciao ragazzi, guardate che io amo ancora Camperjob, Quindi, Albano, prima di scrivere qualche stupidata, informati meglio, no? Cioè, non sputare sentenze così. Andiamo avanti. Allegher, bellissimo, bellissimo, questo nick mi piace tanto. Scrive: bello vivere, virgola. Diciamo sopravvivere a scrocco, eh? Io non ho mai chiesto niente a nessuno. Comunque, Allegher. Acqua gratis, corrente gratis, eccetera. Beh, Allegher, calcola che io per un sacco di anni ho pagato i contributi, non ho mai preso pensione, quindi non sto proprio scroccando niente. E soprattutto a te che sei un vater. Andiamo avanti. Antonio M mi scrive: o incubo, o incubo. Lui scrive: un incubo, boh, forse magari la sua vita è strana. Antonio, boh, non so. Mi dispiace, va bene come risposta. Antonio M mi scrive: abitare in un camper alla tua età ed chiedere qualche spicciolo online. Qui sento puzza di Massimo Tani, eh? Lo vedo un fallimento completo, chiama la libertà. Ma se tu non l'hai mai provata sta cosa, come fai a dirlo? Dai! Guarda che capelli, guarda che ti piacciono i miei capelli, Antonio, eh? Bellissimi. Andiamo avanti. Commento abbastanza triste. Antonio M ha commentato, ancora Antonio M, continua a martellarmi. Ma tagliati quei cazzo di capelli, o perlomeno lavali. No, non li lavo, non li lavo. Mi piacciono sporchi, ci sono anni che non li lavo e li tengo così. A breve potrebbero utilizzarti in qualche pubblicità per antiparassitari. Cavolo, che bella idea! Potrei andare lì direttamente, gli faccio misurare il pH dei miei capelli, cioè poi. Aspetta che adesso li ho toccati, aspetta che mi metto il gel anche davanti. Sarebbe una bellissima cosa come idea, però comunque bella, bella come fantasia. Un po' distruttivo, però potresti, puoi migliorare, anche te, non preoccuparti. Andiamo avanti. Ancora Antonio M. Costa di più la passata che le cozze. Come fate a capirlo? Si vede? Quando ho fatto le cozze, no? Magnata le cozze alla YouTube anch'io. Mangiare così serve solo a reprimere la solitudine che aleggia nel tuo camper. Non è una critica, ma una constatazione. Antonio, ti prego, vienimi a trovare. Ti prego, Antonio, vienimi a trovare. Mi sento solo, Antonio. Mi sento solo, mi sento solo. Vienimi a trovare, ti prego, Antonio M. Non so chi tu sia, ma comunque sei anche tu un vater. E ti ringrazio per avermi permesso di fare la quarta versione. Andiamo avanti. Freddy Fosca ogni tanto torna con le sue stupidaggini. Mi scrive: troppe F, ho paura. Io perché ho la R moscia, caro. Ho la R moscia, francese, vive la France, liberté, fraternité, égalité, mon amour. Andiamo avanti, perché questo qui è un commento abbastanza. Gene Clark mi fa un commento abbastanza classico: vai a Laura. Guarda che se te vero di imparare il milanese, te pede no di vai a Laura. Perché sei ignoranze se parli in milanese, se non parli in milanese, sadis, va a Laura, ignorant! Scusate, ma io quando faccio sto video mi diverto davvero. Andiamo avanti, grazie Jim Clark. Oh, e incontriamo Giorgio Mastrota. Giorgio Mastrota, Giorgio Mastrota, Giorgio Mastrota, Giorgio Mastrota mi scrive, no?
probabilmente in riferimento al bellissimo camper del mio amico Adi a Cesenatico, mi scrive: Jobs, questo è un camper bello grosso, mica il tuo di un metro. Sai che anch'io ieri sera lo guardai e dicevo: Madonna, ma come corto il nonno. Senti, visto che ti vedo, hai la calvizie, sei tutto il contrario di me, sei una persona pelata, oppure, non lo so, starai cominciando a stempiarti, quindi dovrai pagare di più le tue donne. Volevo dire, non pagare le donne, mettiti un pezzo di zerbino, anche quello di casa, se tu ne tagli una fetta così, la metti su, guarda che magari ridono un po', ma solo all'inizio, poi già non ti cagheranno così, figuriamoci dopo. Andiamo avanti. Sempre Giorgio Mastrota ha commentato: che poveretti che siete, buon Natale. Ti prego, fai un'offerta, ti prego. Vieni venerdì in live, metti 10 euro, metti un po' di soldi, no tenere, tu si vede bello, ricco, con giacca, con cravatta, metti un po' di soldi. Ti prego, buona fortuna. Andiamo avanti, ragazzi. Giorgio Mastrota, ancora Giorgio Mastrota, continua, mi martella. Sei un piagnone e un busone con quel buco di culo spannato dal tuo amico. La famiglia ti ha abbandonato. Aia, sento ancora puzza di Massimo Tani o di qualcuno che comunque non è arrivato alla quinta elementare. Togli quella foto e mettici tipo le 150 ore, perché hai dimostrato di essere ignorante. Hai dimostrato di essere minghia ignorante. E comunque, come prima, ti rifaccio sentire l'audio della mia dolce metà, che sento 4-5 volte al giorno. Ciao ragazzi, guardate che io amo ancora Campajob, Andiamo avanti. Sempre Giorgio Mastrota, sei un altro che si è innamorato di me, come Massimo Tani, porco cane. Meno sigarette e più gas e diesel per girare, vergogna. Ti prego, adesso io ti dico davvero, ti prego, dammi un euro, ti prego. Dammi un euro, Giorgio, tu ci vede, tu ignorante, io capisco, tu ignorante, fa niente, anch'io albano, vede camper, io fa tutta questa vita strana, fa, ti prego, dammi un euro. Andiamo avanti, ragazzi. Questa qui è nuova, questa non è un haters, è molto di più. Mary Robinson ha risposto, cuoricino, ciao ragazzi, punto esclamativo, chi è interessato alle mie foto o video intimi? Punto di domanda, vedi il mio profilo 18 più, e poi ho, come si dice, barrato, perché giustamente non faccio pubblicità a una prosti. Se sei una prosti, vai a fare la prosti, cioè cosa ti devo dire, prosti, vai e ti fai il tuo, come si dice, ti fai il tuo, la tua camminata in strada avanti e indietro, se metti, bevi tanta grappa la sera, che ne so io, poi cammini avanti e indietro e fai la prosti, ma non qui. Andiamo avanti. Massicatorci ha commentato: ehi barboni, ancora vivi? Qui sento puzza di Massimo Tani che si è fatto 15.000 nick. Mamma mia, Massimo Tani, mamma mia, come ti voglio bene, l'aria, nanana. Andiamo avanti. Massicatorci ancora. Truma a 2, non so se sei più rovinato tu o la tua stufa, ma va a cagare, intendeva. Ma scrivilo, va a cagare, dai, ci facciamo due risate, Massicatorci. Ma no, ma la truma funziona bene, Massimo, cos'è che dici? Massimo, ma tu ce l'hai il camper? O fai finto, sei solo uno scrittore, così? No, la truma va bene, guarda, la truma, guarda, te la faccio anche vedere, toh, la vedi la mia truma, va benissimo, funziona, è sempre a 2 come volevi tu, no? Andiamo avanti. Maurizio Fermani commenta: ora d'aria? Certo, mi hanno dato 15 anni. Tribunale che sta condannando che tu ma dai. Andiamo avanti. Scusate, ma guardami, mi sciallo io a fare sto video, mi sciallo, guarda. E non ho neanche bevuto, è quello il problema. Galera! Massimo Fermani. Vabbè. No, non sono in galera, sono appena uscito, Tony, chiama, dammi una mano, chiama, bello sì. Chiama, bello zi, dammi una mano, non fo dirchio, mamma mia, Andiamo avanti, ragazzi, ok. Oh, questo qui
Secondo me è Massimo Tani. Max Way, buon Natale anche a te. E non preoccuparti delle offese. Noi diversi siamo sempre discriminati. Vai, punto Hai a duro di brucia. strappatello per la tua strada. PS, un bacione al tuo ragazzo. E anche qui ti faccio sentire la voce della mia dolce metà. Ciao ragazzi, guardate che io l'amo ancora campeggio, eh. Ciao a tutti. Cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire, Massimo Tani? Sei simpaticissimo, sei simpaticissimo. Potevi anche lasciare Massimo Tani. Mi sarei divertito di più, sinceramente, perché giustamente mi sarei divertito molto di più se tu avessi lasciato quel nick, così almeno sapevo che eri tu. Almeno ti facevi due risate anche te, dai, insomma. Voglio dire, abbiamo fatti tutti i 18 anni. Guarda che capelli, Massimo. Andiamo avanti. Samuele 100 Ducati mi scrive: ma quale auguri testa di cazzo? Che cazzo di descrizione? Io ti metto i pollici in culo, bastardo, in culo bastardo. Vabbè, mi vuole mettere i pollici su per il... Però bisogna ammettere che questo ragazzo qui, boh, non lo so, è arrivato dal niente e sta tirando fuori delle sentenze assurde. Andiamo avanti, vabbè. Se anche tu sei un vatero. Ancora Samuele 100 Ducati, vai a lavorare bastardo. No, non ci vado a lavorare, non ci vado a lavorare. Devi sapere una cosa. Il discorso è che voglio vivere in camper da nomade digitale. Un nomade digitale lavora sul suo mezzo. Capisci Samuele 100 Ducati? Comunque, vai a lavorare bastardo. Io, guarda, sinceramente una madre e un padre ce l'ho. Samuele 100 Ducati. Han fame! Fanculo, che video di merda. Questa qui è un classico, Samuele 100 Ducati. Mi aspettavo un po' di più. Andiamo avanti. Ancora Samuele 100 Ducati. Qui ci va sul pesante, però ho detto vabbè. Quando ho visto il commento sono rimasto lì un attimo a guardarlo perché ho detto mi ha scritto tua madre è una tuttana. Io non lo dico, però leggete quello che ha scritto. All'inizio sono rimasto un po' così, ho pensato, ho detto, ma quanto sei grande dietro una tastiera, se tu fossi davanti a me non ragioneresti così, di sicuro, di sicuro. Io ti dico una cosa, Samuele 100 Ducati, guarda, vado in controtendenza a quello che vuole essere il tuo messaggio arrogante proprio da hater, tu non sei un va, tu sei proprio un hater, sei una persona che ha un mucchio di problemi, sicuramente avrà problemi in famiglia. Ti dico soltanto una cosa. Io ho fatto vedere questo commento a mia madre che ha 71 anni. Ora ti dico una cosa. Sai che cosa mi ha risposto mia madre? Si è fatta una risata e mi ha detto: "Dille a questo Samuele 100 Ducati che guadagna anche un sacco di soldi. Prova a chiedere alla sua se guadagna gli stessi soldi, eh?" Guarda, comunque lasciamo perdere. Adesso non blocco più nessuno perché mi sono rotto le balle delle vostre stupidate. Se volete fare qualcosa, fate un canale brillante, un canale che faccia ridere, un canale che possa piacere alla gente. Provate, ma forse ci avete già provato e vi è già andata male. C'era anche questa nelle opzioni dei Vater. Andiamo avanti. Allora, Sorry I'm Human mi scrive. Ma come cazzo fai a campare? Come cazzo faccio a campare? Ti piacerebbe saperlo, eh? Di la verità, ti piacerebbe saperlo. Dici, come cazzo fa questo qua? Fatti i bip tuoi. Guardati tutti i miei video, così mi fai un po' di visualizzazioni. E una volta che mi hai fatto le visualizzazioni, caro Vater, lo capirai, lo leggerai, ma devi leggerti tutti i commenti, uno per uno. Prova a cercare un'incoerenza. Andiamo avanti. Ancora, Sorry, I'm Human. Sei simpatico, ma onestamente, onestamente, un canale che non ha contenuti e niente, credo che tu non abbia più nulla da dire. Ma è il solito commento, sempre uguale. Ma cambia il commento, sii brillante, sii creativo, ma anche per te stesso. Alza il culo e macina, questo era per te, sorry, Newman, e macina chilometri, vedrai che le idee arriveranno.
Buona fortuna, ma fottiti, che me ne frega mai del tuo buona fortuna! Io faccio quel bip che mi pare. Non sei né tu né nessun altro a dirmi di voi vater, perché voi siete dei vater. Immaginatelo, nella sua vita, sempre sotto i piedi di qualcuno, sempre come tutti gli altri del resto, eh? Sempre stressatissimi, sempre... Arrivano dentro e si sfogano. Arrivano dentro, vedono uno che vive in camper, dicono adesso posso qui il martello, adesso gli faccio una tortura psicologica. Sì, fammi la tortura psicologica, dimmi le parolacce che mi piace. Va bene così? Andiamo avanti. Grazie per il tuo contributo a questa release, a questa quarta release. E non sarà l'ultima, credo. Tirana con gomone. Albano e romena. Ah, la Vura Lazzarun. Si vede che c'è proprio l'ignoranza tirana con gomone. Allora, cortesemente, come quell'alter di prima, su un 3D, se te vuoi parlare milanese, inscite, fai la figura del ignorant. Ignorant! Ignorant! Allora, sa scrive, va, la ite che te tira la via. A, è giusta, qualche le giuste. La Ura, la V di Verona, la che no. E poi le Lazarun. L-A-S la R-U-N Lazarun, come lasagne. Te che è presente? Che la fe? Gnurant! Andiamo avanti, ragazzi. Tristezza in campo. Questo qui per fare un nick così, secondo me è proprio... cioè, proprio c'è una cosa, proprio una roba strana. Comunque, YouTube anche io. Mi paragona dove faccio una live e mangio. Quella live dove mangiavo la pancetta mi paragona a YouTube anch'io. Io ti ringrazio, YouTube anch'io. È uno YouTuber che è apparso anche in televisione. È un grande piacere, è un grande onore per una persona che cercava di infierire in qualche modo con un nick di questo tipo, perché cioè mettersi lì, creare un nick per fare un commento del genere, bisogna essere proprio messi male. Xavier Dag mi scrive: patetico. Sono patetico. Vabbè. Come dice Verdone? Commento inutile. Sei un commentatore inutile. Inutile. Stai a mancare situazioni. Boh, tu veramente dici questo? Dai, veramente sto mancando di situazioni. No, mi hai fatto pensare perché tu, Xavier Dag, mi dici che sono patetico. Ma va a cagare, birra! Come quell'alter di prima, tu di chi alter? Andiamo avanti, ragazzi. Oh! Dulcis in fundo arriva un tizio con il simbolo della massoneria con una chiave, scrivendo, si chiama Yamez Web. Ricordati che la massoneria, appunto, prima non mette mai simboli, non si fa mai vedere, quindi proprio tu di massoneria non sai niente. Quindi ciccio, vai a leggere. Comunque, veniamo al commento. Ciao! Camper 4.000 euro, accessori 7.000 euro. Il ragionamento non fa una piega, virgola. Come acquistare un televisore OLED 50 pollici e posizionarlo sotto un portico con un tetto di lamiere? Te sei una di quelle persone, ignorante di camper, perché sei un ignorante, che non sai. Purtroppo oggi i camper nuovi hanno 2 anni e 1 secondo di garanzia, a meno che non compri una garanzia cash estesa. Devi sapere che i vecchi camper, come il nonno, sono praticamente indistruttibili, non hanno elettronica e di conseguenza se tu vai in Deutschland e dici «Ah, ho comprato un camper Mercedes, schön, buono!» Gli dici «Ho comprato un camper Fiat Ducato, ah, sehr schön, preferiscono il Ducato!» Ma quelli vecchi, i camper del 90, del 92, anche prima, purché siano turbo diesel, purché siano in ordine di meccanica, documenti e non abbiano problemi, non siano sinistrati. Comunque, fatti una cultura, non entrare su un sito di camper e sparare la cazzata così perché vuoi spammarti. Piuttosto, fai lo spam giusto, vieni dentro, mi parli, mi dici 2 cose, come ho fatto per tanti amici. Tu non è che sei proprio un vater, tu vabbè, hai l'odore del vater, il classico odore del vater, però comunque... Bene ragazzi, questa versione di Leggo i commenti number 4 finisce qui. Spero che vi siate divertiti, io mi sono divertito un mondo. Vi ringrazio per la visualizzazione.
iscrivetevi al canale, ne vedrete delle belle. Ciao, beh!